Andiamo anni luce lontano dai calciatori con le macchine sportive, con i tatuaggi, con i manager, eccetera. Andiamo nella essenza del calcio, il calcio romantico, il calcio che ci ha fatto innamorare, raccontando un personaggio unico nel suo genere, un triestino dai modi spicci, dal fisico ingombrante, che infonde il suo modo di vivere il calcio e di vivere i rapporti umani in una squadra che è il Milan, che diventa assieme all'Inter la dominatrice di un periodo. Nereo Rocco vince in Europa, vince nel mondo, ma vince in Italia anche la sua umanità e la sua differenza da tutti gli altri allenatori, compreso il suo rivale storico che era Eleni Herrera, del quale prima o poi parleremo. Quindi un personaggio veramente bello, mi ha fatto innamorare del Milan anche solo se per il breve periodo della puntata, però Nereo Rocco va ascoltato.